Quindi siamo in fase di registrazione. Per parlare di droni in agricoltura, dobbiamo prima illustrare il concetto di agricoltura di precisione. Perché? Perché l'applicazione dei droni, ecco, è inerente a questa strategia di gestione delle aziende con il metodo dell'agricoltura di precisione. Intanto, che cos'è l'agricoltura di precisione? È un tema che tutti quanti conosciamo, è una strategia che ci consente di appunto gestire queste nuove tecnologie con l'impiego di strumenti particolari e quindi per determinare, monitorare, valutare e gestire quella variabilità spaziale e temporale che sono presenti negli ecosistemi, quindi nelle colture presenti nelle nostre aziende. Lo scopo è molto importante. Lo scopo è molto importante perché mettere insieme una serie di ecco, attività per cercare di avere alla fine costi veramente ridotti, puntare anche a una riduzione dell'impatto ambientale, perché ricordiamoci che quando si iniziò a parlare di agricoltura di precisione, qualcuno ebbe a dire che l'agricoltura di precisione non collimava con ecco, l'ambiente, perché si pensava che si portava a un incremento delle produzioni mediante l'aumento della distribuzione delle materie prime. Ma in effetti così non è stato. Quindi minimizzare anche l'impatto ambientale, ma soprattutto alla fine cercare di migliorare gli standard sia dal punto di vista qualitativo della produzione che quantitativo. In sostanza, l'agricoltura di precisione ci deve permettere alla fine di avere un prodotto finale competitivo sul mercato, ecco, non solo, anche dal punto di vista ambientale. Non solo dal punto di vista del prezzo che spunterà, ma anche ecco, dall'aspetto riduzione dell'impatto ambientale. Ora vediamo. Quindi abbiamo parlato di variabilità, variabilità intesa sia in ambito spaziale che temporale. L'aspetto spaziale è legato al suolo, quindi alle caratteristiche del nostro suolo in termini di tessitura e struttura, che è pH, invece temporale, quello che accade nell'arco sia dell'anno stesso che, diciamo, in più anni. Insieme, queste due variabilità, spaziale e temporale, vanno a definire le proprietà dinamiche all'interno dell'agroesistema, come per esempio il contenuto idrico che abbiamo nel suolo durante l'anno e non solo la presenza di nutrienti, di nitrati, eccetera, eccetera. Quindi ecco qui come siamo arrivati ad oggi a parlare di drone e quindi di agricoltura 4.0. Siamo partiti dal 1990 quando si iniziò ecco, a parlare di agricoltura 1.0 in cui era stata introdotta per prima volta la guida assistita alle macchine e sappiamo benissimo i benefici che questo sistema ha portato. Siamo andati avanti con l'agricoltura 2.0, con un controllo dei dati e trasferimento dei dati direttamente in remoto. 3.0, oggi si parla di 4.0, proprio perché si parla di agricoltura digitale. E sicuramente l'applicazione del drone rientra pienamente in questa definizione. In futuro, quali saranno appunto le tecniche che si applicheranno direttamente in campo? Non possiamo solo pensare così, come questa figura che vedete, ma in realtà ad oggi ancora non lo sappiamo. In sostanza, l'agricoltura di precisione si presenta come un ciclo: andiamo in campo, andiamo a monitorare una serie di parametri tramite una serie di strumentazioni,
Dopodiché andiamo a elaborare i dati per la costruzione di mappe, definite mappe di base, che rappresentano le zone omogenee del nostro appezzamento, del nostro terreno. Le sovrapponiamo queste mappe per realizzare le mappe di prescrizione, che sono le mappe finali, finalizzate a un intervento ben preciso, come per esempio la realizzazione di una mappa di concimazione per appunto cercare di distribuire elementi importanti, elementi nutritivi anche importanti dal punto di vista ambientale, non solo dal punto di vista nutritivo della pianta, in modo spazialmente variabile, con l'applicazione di macchine che già sono ben definite, macchine intelligenti, che sono dotate di sistemi per ricevere queste mappe. Una volta che ricevono queste mappe, sono in grado di distribuire in campo questi elementi, materie prime, in particolare i concimi, in maniera spazialmente variabile, quindi secondo le esigenze dei singoli appezzamenti presenti nella nostra cultura. Ma per, ecco, monitorare e registrare questi dati di cui stiamo parlando, occorrono degli strumenti specifici. Vi illustro questi tre elementi importanti che rappresentano quindi strumenti che ci permettono di registrare informazioni di fondamentale importanza per oggi noi parlare di agricoltura digitale. Per prima cosa dobbiamo un po' monitorare, registrare ed elaborare i dati climatici. Si deve partire proprio da questo. I dati climatici più importanti, i fattori sono questi che trovate in elenco: umidità, temperatura, radiazione solare, la velocità del vento, eccetera. Oggi ci sono sensori che consentono tranquillamente di rilevare questi parametri e non solo di rilevarli, quindi monitorare e anche ecco, trasferire in remoto per una elaborazione futura è la formazione di algoritmi specifici che ci consentono di intervenire tempestivamente in campo. Il drone lo possiamo e lo dobbiamo e lo stiamo per impiegare in particolare sulla cultura, per avere delle informazioni ben specifiche mediante, ecco, l'inserimento su questo strumento, perché il drone è una macchina, è uno strumento, è una remota mobile, dove noi andiamo ad applicare dei sensori. Questi sensori hanno, ora vedremo, una funzione specifica di, ecco, rilevare informazioni direttamente sulla coltura, ma non solo sulla coltura, perché ci sono sensori che hanno un certo costo e ci consentono anche di rilevare informazioni direttamente sul suolo. Quindi ora vedremo, si parla di risposta spettrale, analisi fogliare, parametri anche il rigo e quindi stato idrico della coltura, l'AIO, l'IFR Index, sono tutti parametri che ci consentono alla fine di intervenire tempestivamente sulla coltura e quindi anche raggiungere gli obiettivi che abbiamo detto all'inizio. Ci sono anche particolari sensori che oltre ad essere applicati sul drone, li possiamo anche applicare su macchine direttamente che operano a terra che ci permettono con il passaggio in campo di rilevare ecco, questi parametri che sarebbero sostanza organica, tessitura, pH, quindi una serie di informazioni importanti che alla fine tutti insieme ci consentono di applicare veramente l'agricoltura di precisione in maniera completa. Quindi, in sostanza, rilevati tutti questi dati, otteniamo appunto questi dati grezzi che vengono elaborati e alla fine, come ho detto all'inizio, andiamo a realizzare dalle mappe di base, le mappe poi di prescrizioni, i software che impieghiamo in genere sono FootoRegis,
più importante QGIS, che ci consente appunto di realizzare in tempi veramente ridotti queste mappe, tutte mappe georeferenziate, con la registrazione dei punti critici presenti nei diversi appezzamenti, evidenziati con diversi colori, dove appunto successivamente completiamo l'adotto di decisione con questi trattamenti, definiti trattamenti sito-specifici, e in questo caso le macchine devono essere dotate di speciali sistemi. Ora i trattori già ce l'hanno tutti quanti, i trattori, questo sistema, con il sistema ISOBUS si permette di dialogare in maniera tranquilla con le macchine operatrici al fine di inserire le mappe di prescrizione e quindi distribuire le materie prime in campo in maniera spazialmente variabile in funzione delle reali esigenze dei diversi appezzamenti presenti in campo. E qui ora iniziamo a parlare in maniera più precisa dell'impiego dei droni. Dobbiamo partire da questa scienza che è il telerilevamento, che ci permette appunto di effettuare dei rilievi a distanza su determinate, in questo caso oggetti, in questo caso parliamo di colture, anche suolo, al fine di rilevare le proprietà fisiche e chimiche di questi soggetti, di questi oggetti, di queste colture praticate direttamente in campo. Questi sensori operano mediante anche altri elementi che ci debbono essere, in questo caso nell'agricoltura, e sono in particolare questi tre: il clima, il suolo e la coltura. Il clima è importante perché i sensori che noi andiamo a inserire sono dei sensori definiti passivi perché sfruttano l'energia solare, andiamo a spiegare meglio, e dalla radiazioni che vengono emesse direttamente dalle foglie a seguito della appunto radiazione solare che arriva su di loro, noi andiamo a valutare in realtà lo stato di salute delle piante. Quindi, telerilevamento mediante l'applicazione di questi particolari sensori sfrutta appunto la radiazione elettromagnetica su questi materiali dove noi andiamo a applicare appunto i nostri sensori. E qui si prendono in considerazione un po' gli aspetti e i fattori legati alla radiazione elettromagnetica, che è il risultato di una variazione di intensità e di direzione di un campo magnetico che si manifesta attraverso questa oscillazione che tutti quanti conosciamo, che sono le onde elettromagnetiche, dove sono caratterizzate da una lunghezza, da una frequenza e da una ampiezza. Ecco, tutti i corpi al di sopra dello zero assoluto come temperatura emettono delle radiazioni elettromagnetiche. In particolare a noi interessano le colture. Quindi questi corpi, emettendo questa radiazione elettromagnetica, noi li andiamo a evidenziare attraverso un intervallo ben preciso di lunghezze d'onda che questi corpi emettono. Siccome questi corpi mantengono nel tempo queste bande, ogni corpo sarà, influenzato da uno spettro ben preciso. Addirittura si parla di firma spettrale. Ogni corpo ha una propria firma spettrale. E qui in questo schema viene rappresentata un po' la distribuzione delle diverse onde elettromagnetiche a partire dalle diverse lunghezze d'onda. Quello che noi interessa in particolare è il visibile, che è rappresentato in una fascia ben precisa, che è questa qui centrale, che va appunto qui in questo punto qui visibile, che andiamo a evidenziare da
questo punto violetto che va da 400 nanometri a 700 nanometri e sarebbe visibile, cioè di tutti i colori che noi riusciamo a vedere in modo un occhio nudo. L'aspetto più importante per le colture è il NIR, che sarebbe il NIR infrared, cioè dire siamo vicini all'infrarosso e quindi vicino al visibile, dove adesso andiamo a vedere che questo valore è veramente importante per capire e valutare lo stato di salute delle nostre piante. Intanto il dominio ottico va da 400 a 700 nanometri, che è il nostro punto di riferimento. E qui questa slide vediamo un po' come dobbiamo intervenire con i sensori applicati direttamente sul drone. Ecco, l'irradianza, che sarebbe la radiazione incidente che proviene dal sole e che colpisce la superficie delle foglie, subisce che cosa? Una parte di questa radianza viene, ecco, riflessa. Una parte viene assorbita e una parte viene trasmessa. Ecco, queste tre forme determinano questi tre fenomeni importanti che sono riportati qui a quanto. La parte riflessa sarebbe la fluorescenza, che è molto importante per noi, andremo a vedere perché. La parte di energia trasmessa è il calore, che appunto la pianta, l'oggetto, in questo caso la nostra foglia, presenta. Mentre una parte di questa viene assorbita e quindi andrà a far parte un po' la clorofilla che è presente nelle nostre foglie. La clorofilla assorbe in particolare queste bande del colore blu che sono comprese da 430-475 nanometri e quella del rosso, 620 e 720 nanometri, quindi sono tutti quanti elementi e numeri che possiamo direttamente vedere perché fanno parte del campo del visibile. Ecco qui la firma spettrale di cui vi parlavo, e in particolare ci soffermiamo sulla firma spettrale della vegetazione sana, che vedete è rappresentata da questo andamento in questo caso partiamo da valori con lunghezza d'onda molto bassa, di circa appunto 0,4, dove la riflettanza è molto bassa, il 20% all'inizio. Dopodiché, man mano che aumenta la lunghezza d'onda, vedete che la firma spettrale della vegetazione sana subisce una forte crescita, e qui siamo nel vicino infrarosso e noi con il sensore che andiamo ad applicare sul drone siamo in grado di rilevare la riflettanza di quella coltura e capire se quella coltura, con quei valori di riflettanza che andiamo a registrare, la pianta si trova in uno stato, ecco, critico di salute o meno. Poi va avanti, e qui ecco che questa parte qua è meno importante perché sale come lunghezza d'onda, ma ecco, in particolare vedremo che questo aspetto, in questo punto qui di salita del valore di riflettanza il sensore riesce a rilevare, ecco, è in grado di darci delle risposte molto importanti. Giusto per capire meglio quello che abbiamo detto prima, tutto l'infrarosso, che è appunto quella fascia di bande che a noi interessano, vanno da 700, quindi siamo oltre il visibile, da 700 nanometri a 20.000 nanometri. Il infrarosso vicino, il famoso NIR, NIR infrared,
va da 700 a 1300 nanometri. Ricordiamoci di questo valore perché lo stato, come ho detto prima, di salute della pianta è dato dal valore che riusciamo a rilevare dall'impiego di sensori direttamente sul drone. Poi abbiamo lo SWIR, lo Shortwave Infrared, che parte dal 1300 e arriva al 2005, il medium, il long, e infine abbiamo l'infrarosso termico che possiamo andare a impiegare direttamente in campo per valutare lo stato idrico delle colture. Qui occorre però un altro sensore termico, che bisogna applicare direttamente sul sensore per andare a rilevare questi valori presenti sulla nostra coltura. Ecco qui un po' quello che vi ho anticipato prima, dove intanto ecco, dalla rilevazione di queste valori di riflettanza, scusate, dei valori della riflettanza, noi possiamo già guardate, individuare alcuni aspetti della nostra coltura. Nel campo del visibile, che sarebbe questa parte qui, noi possiamo addirittura identificare la quantità di clorofilla presente sulle nostre colture e quindi collegarlo anche all'azoto che è presente direttamente sulla foglia. Ed ecco perché è importante anche determinare l'indice fogliare, perché tutto questo lo dobbiamo anche collegare alla quantità di foglie presente sul campo, quindi anche sulla coltura. Dal visibile c'è questa salita repentina, non c'è un cursore, c'è questa salita repentina. C'è questa idea repentina della riflettanza, dove in realtà qui è quello che vi dicevo prima, in questo punto qui, dove sta è un punto limite visibile e infrarosso, quindi siamo vicino al rosso, rosso vicino al rosso, i valori di riflettanza che riusciamo a rilevare in questo punto, in realtà ci dicono veramente lo stato di salute della pianta. Poi tutti i valori di riflettanza che partono da questa, appunto, da lunghezza d'onda oltre i 745 nanometri, possiamo andare a determinare lo stato idrico delle foglie, quindi anche l'umidità presente, la biomassa vegetale e anche le caratteristiche strutturali della vegetazione. Infine, con lunghezze d'onda molto più lunghe, andiamo ecco, a indagare sugli aspetti termici della coltura della pianta per ecco, un po' risalire a un eventuale stress idrico presente sulla coltura. Una volta che con questi sensori applicati al drone riusciamo a ecco, rilevare tutti questi valori di riflettanza, dobbiamo applicare una formula per andare a definire l'NDVI. L'NDVI che è il Normalized Diffuse Vegetation Index, che significa una volta che noi abbiamo questi valore in particolare del valore di riflettanza del NIR e del RED, quindi del rosso, quindi NIR, infrared e RED, possiamo applicare questa forma che è standardizzata, questa normalizzata, perché? Perché la si può applicare su tutte le colture, qualsiasi coltura, quindi sia erbacea che arborea. E da questo rapporto, quindi valore di NIR meno valore che otteniamo di rosso red su NIR e quindi
più red, esce fuori alla fine un numero. Questo numero in genere varia da 0 a 1, ma potrebbe essere negativo, ma non lo è mai per le colture, perché se la coltura è presente, il valore sarà sempre superiore a 0, cioè dire presente in termini di colorazione verde, perché parliamo di piante che abbiano una certa presenza di una certa quantità di clorofilla. E in genere, quando il valore che otteniamo più alto è questo valore, in sostanza, più sana sarà la nostra coltura. Una vegetazione sana presenta valori di NDVI compresi tra 0,7 e 0,9. Quando questo valore invece si approssima verso lo 0, quindi 0,1, 0,3, siamo in presenza di una coltura sottoposta a stress. Indici termici seguono un altro andamento, quindi con questa particolare formula e quindi con questo metodo appunto analitico in particolare, andiamo a valutare questo indice che si chiama Crop Water Stress Index, dove prendiamo in considerazione la temperatura sia dell'ambiente, la temperatura basale della coltura e la temperatura più alta, appunto più alta della coltura. Applichiamo questa da questi valori, si applica questa formula e ecco, possiamo poi definire se la nostra coltura presenta uno stress idrico o meno. Come dicevo prima, per il calcolo di questi indici termici e quindi rilevare questi dati di temperatura occorre un altro sensore, che andremo a vedere, un sensore termico. Ci stiamo avvicinando all'applicazione del drone. Il drone, oppure, ecco, abbiamo parlato di tecniche di rilevamento a distanza per valutare, indagare su alcuni parametri del nostro oggetto che vogliamo rilevare. Le tecniche di rilevamento le distinguiamo in due categorie: remote sensing e proximal sensing. Che significa remote sensing? Significa che siamo in presenza di un sensore posto ad una certa distanza dalla coltura, mentre con il proximal sensing andiamo direttamente proprio in prossimità della coltura. Il drone, visto che i rilievi li facciamo ad una certa quota, in genere non inferiore a 50 metri, rientra nella categoria remote sensing. Pensate che non c'è un limite, ecco, ben preciso che differenzia i due sistemi, però per proximal si intende, ecco, uno strumento o manuale che lo proprio avviciniamo alla coltura, oppure un sensore applicato sul trattore posto ad una certa distanza dalla coltura, e che, ecco, con i passaggi che facciamo in campo andiamo a fare tutti i rilievi per rilevare la riflettanza messa direttamente dalle colture. E oltre al drone rientra anche in questa categoria le rilevazioni tramite appunto questi satelliti che sono stati in passato molto utilizzati, sono Sentinel 1 e Sentinel 2, e che, ecco, come limite mostrano che cosa? Mostrano una risoluzione poi in pixel di 5x5 metri o 20x5 metri. Pensate invece che con l'impiego del drone raggiungiamo valori di 1,5 centimetri, 2,5 centimetri, 3,5, 4, 5 centimetri. Quindi c'è una certa differenza nell'impiego di questi due sistemi. Come ho già accennato, tutti i sensori che andiamo ad applicare si differenziano in sensori attivi e sensori passivi.
Nel campo di applicazione dei droni noi abbiamo solo sensori attivi. Attivi perché questi sfruttano direttamente la riflettanza che le colture riescono direttamente a emettere e quindi il sensore a captare. I sensori li distinguiamo in multispettrali e iperspettrali. I sensori multispettrali sono sensori che costano di meno e che, guardate, riescono a generare un numero di bande comprese tra 4 e 10 e anche con un'ampiezza delle lunghezze d'onda che vanno dai 15 ai 70 nanometri. I sensori iperspettrali, questi costano molto di più, riescono a fornire un numero di bande molto più elevato, riescono anche a indagare sullo stato un po' fisico del suolo, e non solo fisico ma anche chimico. Tramite l'impiego di questi possiamo anche rilevare la quantità di sostanza organica presente nel suolo e altri aspetti importanti. Questi sono dei sensori multispettrali, sono quelli più utilizzati, abbiamo il Parsec, poi il Phantom, che è quello che abbiamo noi impiegato per alcune prove, e che è, diciamo così, un particolare sensore multispettrale che ci consente di avere quelle bande per definire in maniera molto funzionale l'NDVI delle nostre colture. E poi c'è anche il MicaSense, che vedete c'è anche riportato il loro importo, ma è molto approssimato. E quindi andiamo un po' a capire meglio come possiamo impiegare un drone. Un drone rientra ovviamente nella categoria degli aeromobili e quindi diciamo che la loro gestione deve essere monitorata e controllata da questo ente che è appunto l'ENAC, quindi per utilizzarlo occorre in campo agricolo di un non proprio di un patentino, ma di un attestato, ecco, a seguito di superamento di un test. E quindi, ecco, distinguiamo un po' queste due tipologie, l'UAV, Unmanned Aerial Vehicles, quindi l'UAV che qui appunto rientra chiaramente il drone, e invece il campo degli aeromodelli che vengono impiegati per anche aspetti sportivi, ma anche questi sono gestiti dall'ENAC. La categoria dei droni si suddivide in queste tipologie, dove la differenza è data intanto dal range in chilometri che possono direttamente percorrere. La nostra categoria appartiene al primo, al micro e mini UAV, quindi sotto 10 km, un'altitudine al di sotto i 300 metri, ma la normativa riporta che i droni non possono superare la quota di 120 metri, quindi potrebbe arrivare fino a 300, ma non possiamo assolutamente superare questa quota. La durata della batteria è inferiore a 2 ore, e quindi c'è in particolare un esempio, il modello 4200, che è qui rappresentato nella figura. Questi aeromobili li possiamo riscontrare o sotto forma di diciamo così, più eliche o monoelica, o meglio alla fissa oppure a multirotore.
I sistemi impiegati ad ala fissa riescono a coprire una maggiore superficie in minore tempo, hanno una maggiore autonomia di volo, non hanno particolare rumore e quindi praticamente poi alla fine, come resa aerodinamica, hanno minore influenza ambientale. Mentre il più diffuso è sicuramente il multirotore, perché presenta questi aspetti importanti che sono quelli di offrire scatti singoli, perché le camere multispettrali che noi andiamo a inserire effettuano appunto degli scatti non in sequenza, poi anche hanno un controllo della qualità delle immagini e poi ecco queste riprese su parete verticale che possono fare senza problemi e da non trascurare la sicurezza di volo. Ricordiamoci che operiamo in pieno campo dove il vento spesso è un forte limite, quindi l'impiego del multirotore sicuramente ci consente di definire il rilievo in campo. Le categorie di operazioni dove possiamo impiegare il drone si suddividono in queste tre categorie: open, quindi aperta, specifica e certificata. Noi possiamo operare nel campo A3, quindi al di sopra, al di fuori, ecco, delle città, e quindi al di sopra delle piante, una certa altezza che non deve superare i 120 metri. La struttura del drone si presenta con un iframe e un payload. L'aspetto importante dell'iframe, tutto il telaio che lo compone, sono presenti dei motori brushless, quindi senza spazzo, e questi hanno particolari vantaggi proprio per la sicurezza di cui abbiamo parlato prima di volo, e una certa stabilità anche durante il volo. Li distinguiamo in diverse tipologie: in elicottero, in quadricottero con 4 elicomotori, esacottero con 6 e ottacottero con 8. E adesso vi riporto alcuni dati che abbiamo ottenuto da rilievi che abbiamo fatto in campo con i miei colleghi, la professoressa Vallone e il professor Orlando, utilizzando questo drone Phantom 4 Multispectral. Abbiamo fatto delle prove in due ecosistemi, in un oliveto e in un vigneto. Quanto riguarda l'oliveto, abbiamo preso in considerazione questo appezzamento che presentava già delle un po' criticità per capire se dai rilievi potevamo un po' individuare e poi ecco, studiare meglio le motivazioni che hanno portato ad avere queste criticità nettamente in campo. Quindi abbiamo proceduto a realizzare il piano di volo. Il piano di volo l'abbiamo realizzato a un'altezza di 50 metri e quindi poi, una volta effettuato il rilievo, siamo andati avanti con l'elaborazione dei dati che ora vi faccio vedere. Questa è una finestra che compare prima di dare l'avvio al drone. E quindi ecco, tutte le informazioni vengono inserite e in genere si programma con diciamo così, un volo definito automatico. Si effettua direttamente il rilievo su diciamo così, su una mappa, su Google Map in genere, direttamente in dotazione al sistema stesso, e quindi il drone riconosce quell'area che deve rilevare, e ecco qui vedete la parte proprio segnata che rappresenta l'area rilevata. Queste linee verdi che vedete sono le traiettorie che il drone
compiuto direttamente in campo, vengono definite waypoints, che lui segue tutti questi punti. Il numero di waypoints lo stabiliamo noi nel piano di volo. Ovviamente, se vogliamo avere più scatti, ecco che riportiamo un numero più elevato di waypoints, perché vogliamo poi fare una sovrapposizione molto più accurata di tutti questi scatti che andiamo a fare in campo. Se invece vogliamo effettuare un semplice rilievo, ecco, conviene indicare un numero di waypoints inferiore. Il volo avrà una durata inferiore, perché poi il volo proprio sarà funzione del numero di waypoints che noi abbiamo inserito, e dobbiamo fare i conti anche con la durata delle batterie, e poi anche con la mole di dati che abbiamo per fare le elaborazioni, perché ci vogliono sistemi, diciamo così, software specifici che vanno a effettuare tutta questa, l'ortomosaico definito, che sarebbe un po' la georeferenziazione di tutti gli scatti effettuati in campo, tenendo conto anche delle sovrapposizioni che vi sono tra uno scatto e l'altro. Sono quelle lappe che noi stabiliamo, la percentuale di sovrapposizione che deve avere uno scatto con l'altro, per cercare, ecco, poi di costruire una mappa molto più precisa possibile. Accanto poi vedete la mappa che esce fuori dal rilievo fatto, passando da tutti questi step che vedete qui. Si viene a creare direttamente, viene chiamata una dense cloud, quindi una nuvola di punti che il sensore rilascia, e che tramite dei software, noi abbiamo per esempio impiegato Agisoft, che è un buon software, ci consente poi di avere alla fine la mappa completa. Questi punti rossi che vedete sono dei ground control point, significa che occorre indicare in campo dei punti che rappresentano dei punti di riferimento dal punto di vista geostatistico e georeferenziale, per una sovrapposizione più precisa e accurata del nostro appezzamento direttamente sulla mappa. Questi punti vengono rilevati a parte con un GPS in maniera tale che poi si inseriscono nel sistema di elaborazione, e ecco, la mappa viene georeferenziata con un'accuratezza veramente subcentimetrica. Le bande multispettrali che ci ha permesso di ottenere il sensore che abbiamo impiegato, sia il Phantom 4, sono queste bande, sono 6, quindi abbiamo ottenuto la rifrattanza del NIR, del vicino rosso, Red Edge, del Red, Green e Blu. Vedete un poco le risposte, poi l'RGB, il Red, Green e Blu tutte assieme. Da questa elaborazione ecco che escono fuori tutte le informazioni relative allo stato di salute della pianta. In particolare, quella più importante è quella dell'NDVI, delle singole chiome. Potrete vedere che, escludendo il suolo, perché qui è con la presenza di suolo, ma solo è stato lavorato prima per togliere tutte le erbe infestanti, per evitare che ci fosse influenza della colorazione anche del suolo. E in particolare si riesce a tirare fuori l'NTBI delle singole chiome. Queste sono le chiome delle piante che presentano qualche criticità. In particolare ci sono, ecco, questi punti più diciamo, in rosso, che vedete, che rappresentano criticità. E per ogni punto il sistema ci permette di avere il valore di NDVI,
Quindi nel momento in cui notiamo qualche ecco, criticità direttamente dalla mappa, poi bisogna riscontrarla in campo e capire la motivazione perché è presente questa criticità. E in realtà abbiamo fatto due voli a distanza di un mese, l'8 luglio 2021 e l'8 agosto 2021, e si può vedere che nei 2 mesi, in questi 2 mesi, in questo mese, da luglio a agosto, la vegetazione, la pianta di olivo in Sicilia subisce, ecco, una variazione del contenuto in clorofilla, quindi la pianta riesce poi a elaborare più clorofilla tramite ovviamente anche qui ci sarà l'influenza del clima, però come vedete si possono fare diversi voli a distanza di diversi mesi per capire poi l'anno successivo come intervenire per ecco, cercare di un po' migliorare la vegetazione della coltura, perché tutto questo poi è collegato anche alla produzione. Abbiamo fatto dei rilievi su un vigneto, un vigneto della varietà Cadalotto Lucido. Questa è una superficie di 8 ettari. Ecco, andando a prendere in considerazione l'NDVI, già come potete vedere in maniera molto evidente, le criticità che sono ecco, presenti in queste particolari aree dove i valori di NDVI sono molto più bassi. Abbiamo effettuato la raccolta differenziata, cercando di capire anche la resa di queste piante che presentano queste criticità. I dati sono in fase di elaborazione e quindi ovviamente ci sarà una relazione, ma poi dobbiamo quantificare, cioè dire queste criticità in queste criticità che rese abbiamo ottenuto in questa parte di appezzamento in cui ci sono questi problemi. Quindi l'obiettivo è quello di, diciamo così, definire nel giro di un anno quali sono gli interventi mirati che dobbiamo andare a fare in campo per cercare di rendere più omogeneo possibile un appezzamento, in questo caso di vigneto, in termini di produttività. Perché ovviamente quando si parla di produzione di uva di un vigneto, si parla di una resa media per ettaro. In questo caso noi, ecco, prendendo in considerazione questo appezzamento che presenta una superficie di 8 ettari, già sappiamo quanto è stata la resa complessiva, quindi la resa media, ma sicuramente ci saranno stati punti in cui la produzione è stata più elevata e punti in cui la produzione è stata inferiore. Se noi riusciamo a mantenere inalterata la resa di quelle piante dove l'appezzamento non presenta criticità e cerchiamo invece di intervenire su quelle aree in cui le piante hanno avuto una produzione inferiore, cercando di innalzarla e portarla quasi uguale alle aree in cui non è presente alcuna criticità, riusciamo alla fine, ecco, in maniera mirata, con un intervento anche minimo in termini di costi, a incrementare la quantità totale dell'intero appezzamento di vigneto, mantenendo inalterata anche la qualità, perché sappiamo benissimo che qualità e quantità non vanno di pari passo, ma noi vogliamo incrementare la resa di queste aree critiche che presentano una resa molto bassa, lasciando inalterata e invariata la resa invece ottenuta negli altri appezzamenti. Chiudo
rappresentandovi quest'altro drone che noi non abbiamo, ma che in futuro potremo vedere, perché ancora è vietato in Italia l'impiego di un drone che possa essere utilizzato per la difesa fitosanitaria. È un drone, è un ottacottero che presenta degli ugelli per la distribuzione di prodotto fitoiatrico. Come vedete, gli ugelli che sono posti alla base dei motori debbono, guardate, qui si parla di distribuzione di miscela fitoiatrica, quindi che potrebbe essere un prodotto anche tossico, e quindi la distribuzione deve essere in maniera mirata sulla coltura. E siccome si parla di motori applicati, non ci deve essere successivamente turbolenza e influenza, quindi della diciamo così, corrente che generano i motori presenti con gli ugelli. Questo che vediamo, che noi pensiamo in futuro, perché nello scientifico si può applicare, pensiamo di fare alcune prove, vi rappresento semplicemente che con un passaggio di un drone di questo tipo si riesce a coprire una larghezza di lavoro di 6,5 metri. La velocità del drone può raggiungere anche i 10, 15, 20 km all'ora, quindi se sappiamo che ha quella capacità di lavoro, già possiamo capire che con un solo passaggio si riesce a coprire una superficie veramente notevole. C'è da fare i conti anche con il volume, perché in uno di questi droni si può inserire un recipiente di 16 litri, con la capacità di 16 litri, quindi c'è da fare anche i conti con questo. Però si possono impiegare una batteria di droni, un sistema unico, guardate, può coprire fino a 5 droni contestualmente. Quindi il futuro, ecco, se la normativa prevederà l'impiego di questi droni, in alcune realtà si può anche inserire. Sono droni che, visto che hanno una quota di volo molto bassa, devono essere dotati di sensori molto specifici per rilevare gli ostacoli presenti in campo. E in questo caso, ecco, ci sono questi particolari sensori inseriti che, se ci dovesse essere un ostacolo in campo, guardate, in maniera automatica loro deviano il loro percorso per poi rientrare di nuovo nella direzione che stavano per correre. Inoltre, le colture possono avere anche un'altezza diversa, le piante possono avere un'altezza diversa in campo, siccome occorre sempre mantenere la distanza precisa tra ugello e coltura e superficie fogliare, e quel drone riesce a individuare in maniera automatica anche questa distanza. Vedete qui questa altezza. Mantenere sempre quella distanza costante tra ugello e vegetazione. E io con questo avrei ultimato, siamo un po' nei tempi, ma grazie a tutti per l'attenzione. Domande anche da casa possono scrivere in chat. Sì. Il costo indicativo più o meno di un kit iniziale per fare quelle analisi fogliari che abbiamo visto. Tramite drone? Sì. Allora, io posso dire che il costo iniziale non è elevato della strumentazione, perché noi, per esempio, abbiamo preso in considerazione il Phantom 4, il drone solo costa 6.500 euro, la camera multispettrale sul 4.000, 4.500, quindi siamo a 6.000. Il problema è poi il software, perché senza software non potrà, ecco, elaborare i dati, e il software ha un costo di 3.000 e qualcosa, quindi l'investimento iniziale
parte dai 10.000, ma poi occorre anche un PC che abbia anche delle capacità per fare queste elaborazioni, quindi anche PC media un costo di circa 2.000 euro, 2.500, quindi occorre, e poi occorrono anche le competenze, bisogna fare dei corsi, fare dei training, quindi diciamo che inizialmente ci vuole per un professionista un investimento su 15.000 euro.